Buongiorno cari amici, ben ritrovati sull'Orizzonte degli Eventi, buon martedì. Diamo il benvenuto un'altra volta a Danilo Fabbroni che ritorna per parlarci di un libro, Weird Scenes Inside the Canyon di David McGowan, un libro che lo ha ispirato molto perché completa idealmente il suo libro sul 68, raccontando le strane, le relazioni pericolose tra alcune delle più grandi star del mondo del rock degli anni 60, da Frank Zappa, Jim Morrison, i Beach Boys, i Birds, eccetera, con ambienti militari, degli intelligence, strane installazioni militari che dovevano fabbricare dei film di propaganda, addentellati con Hollywood, insomma tutte queste cose strane che racconta McGowan nel suo libro. Ne parliamo, parliamo quindi di misteri del rock. A proposito, lo sapevate che il papà di una mega star di quegli anni era l'ammiraglio a capo della nave che provocò l'incidente del Golfo del Tonchino, quindi il pretesto per la guerra del Vietnam? Scoprirete di chi si tratta. E parleremo infine anche di altri musicisti, insomma, una bella puntatona ghiotta. Vi lascio con Danilo Fabbroni e noi ci vediamo al prossimo video. Io sono Barbara Tampieri e questo è, come sempre, l'Orizzonte degli Eventi. Ciao! Amici, buongiorno. Oggi ho nuovamente ospite con grande piacere l'amico Danilo Fabbroni, che saluto. Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori. E grazie ovviamente dell'invito. Con Danilo ci siamo appena occupati in un video di Gianni Collu, di questo importante intellettuale italiano, e in occasione di quel video abbiamo ricordato il video precedente, quello sul 68, decisamente non convenzionale, ma forse col passare del tempo più attinente a quello che è stato veramente quel momento di grande rivoluzione. In quel video, a un certo punto, Danilo, tu dicevi: nel momento in cui io ho chiuso il libro e l'ho dato alle stampe, mi è capitato fra le mani un volume dal quale ho tratto delle ulteriori informazioni e che sarebbe stata un'ideale integrazione al mio libro. Questo libro è, vuoi ricordare il titolo, l'autore? Grazie, lo dico in italiano, il titolo è suggestivo, è Strane scene nel canyon, l'autore è David McGowan. La prima particolarità che mi colpì di questo libro è che l'autore si dichiarò un totale fan della musica pop rock, il che non lo metteva dentro una presunta schiera di denigratori di quell'epoca, cioè era una voce che proveniva da una persona che era genuinamente affascinato e giustamente affascinato, perché anche al sottoscritto comunque la musica pop rock continua a piacere, quindi Però ti diciamo. sarei incuriosito su questa, poi leggendo il libro ovviamente, sulle strane cose che succedevano in questo Laurel Canyon, poi diremo magari anche dov'è, insomma, a Los Angeles, se non sbaglio. Sì, ma addirittura diciamo, mi colpì anche l'attinenza col, fra virgolette, recente film di Tarantino, C'era una volta Hollywood, no? Che Era non ho proprio. visto, ma che vedrò proprio a seguito di questo. Era, diciamo che il Laurel Canyon, anche questo mi ha colpito, non è tanto lontano da diciamo, da quell'area gravitazionale, come la vogliamo chiamare, che definimmo e chiamammo Haight-Ashbury, a San Francisco, e invece il Laurel Canyon
a Los Angeles, quindi diciamo gravita attorno, e come vedremo poi non casualmente, alla Mecca del cinema, a Hollywood. E non solo, ma c'è anche Esalen, Certo, certo. c'è Berkeley, che è stata l'università dove, insomma, si è concentrata la parte accademica, no, della Certo. rivoluzione. Quindi la California è un punto di aggregazione, una terra sismica, non soltanto materialmente, ma anche ideologicamente, Assolutamente, culturalmente, certo. culturalmente. Dunque, per iniziare a parlare di questo libro, come mai è così importante per capire quel periodo, per capire quella zona di propagazione della rivoluzione culturale? Ma diciamo, come avevamo accennato, come avevi ricordato tu poc'anzi, questo libro secondo me ha una grande importanza perché costituisce, lo devo ammettere, un capitolo mancato del mio testo. Questo ovviamente non gli dà un'importanza in sé per sé. E per rispondere alla tua domanda, cosa ha di sconvolgente questo libro? È una cosa che io non avevo mai considerato quando ho fatto la stesura del 68, semplicemente perché non mi ci ero mai imbattuto prima. È quella che io chiamo la genealogia, cioè lui asserisce che la maggior parte, diciamo grossolanamente i tre quarti dei grandi santoni della musica pop rock provengono da famiglie in cui un membro o più membri appartenevano alle schiere dell'intelligence militare. E la cosa mi ha lasciato di stucco perché, ripeto, il mio 68, ma come tutti gli altri libri, per carità, sull'argomento, in primis quello di Mario Iannacone, che dobbiamo ricordare è stato il primo libro in lingua italiana che ha trattato da questo punto di vista innovativo l'argomento, e non mi ero mai imbattuto su una notizia del genere, tant'è vero che quando acquistai questo libro dissi, ma dico, mi sembra una cosa impossibile perché posso capire uno o due casi, ma non la stragrande maggioranza. Parliamo perlomeno del 70-80% dei casi. In Vogliamo fare realtà, qualche nome, magari. sì, ma in realtà mi sarei dovuto sorprendere della mia sorpresa. Perché? Perché in tempi più recenti, giorni fa, è apparso una dichiarazione di Sting che pare non sia più in Italia, eccetera, eccetera, no? Nella tenuta in Toscana. Perché parlo di Sting? Parlo di Sting per via dei Police. Ebbene, il batterista dei Police, Stuart Copeland, è figlio di un Copeland che è stato, ma è incontrovertibile, cioè c'è scritto Sì, ma questo lo dappertutto. sapevo anch'io, sì. Miles Copeland è stato uno dei grandi attori dei servizi nel Medio e nel Vicino Oriente. Quindi, voglio dire, non è del tutto innaturale. Ma la cosa che si parlava nel video di Huxley, no? Si parlava delle porte della percezione, questo testo molto famoso di Aldous Huxley, e il fatto che ovviamente il complesso dei Doors abbia preso il nome appunto da quel libro. Ebbene, Jim Morrison, il padre di Jim Morrison, era un alto ufficiale della Marina militare statunitense che fu al comando del cosiddetto incidente di Tonchino. Senza scendere in tanti particolari, ma l'incidente del Tonchino dette praticamente la stura alla sanguinosa guerra del Vietnam. Quindi la cosa è tanto più, per me è stata tanto più sorprendente, anche perché Jim Morrison ha quasi sempre negato e occultato che i suoi genitori fossero in vita, ha sempre cercato di minimizzare la loro esistenza. È buffo perché sappiamo tutti che la rivolta sessantottina è stata una rivolta sicuramente verso la generazione precedente e in particolare contro la figura del padre. Beh, dico, avere un padre da rivoluzionario come era Jim Morrison, un padre così ingombrante, così appartenente, diciamo, a una schiera opposta, beh, avrebbe potuto accennare qualcosa. Anzi, il padre gli avrebbe dato, come si dice, il destro per imbastire qualche bel testo, qualche bella canzone. E invece c'è stato un silenzio assoluto.
un altro Però nome. questo, scusa se ti interrompo, Prego, non prego. è però incoerente questa cosa, perché in fondo gli attori di questa rivoluzione, Sì. sappiamo che raramente le rivoluzioni nascono dal basso, anzi diciamo che sono tutte abbastanza eterodirette dall'alto. Si è sempre detto che in fondo gli attori di questa rivoluzione erano dei figli di papà. Assolutamente. La famosa Valle Giulia di Pasolini diceva questo, Sì, certo, diceva certo. che lui stava con i poliziotti perché i poliziotti erano i figli del popolo Del e popolo, quelli certo. che si scontravano con i poliziotti erano dei borghesi figli di papà. In Sì. sostanza, quel radicalismo radical chic che è stato il protagonista di quell'epoca, è inutile negarlo, cioè non è che si può venire a dire che gli attori di quegli anni erano dei semplici cittadini, erano degli esponenti di un'elite. Certo, Un'elite e quindi intellettuale, un'elite politica, un'elite. E quindi, secondo me, insomma, si scopre un po' l'ovvio. Allora, se, come dirai tu, solo Jim Morrison è figlio di un militare, e vabbè, può essere un caso. Poi, se cominciano ad essere tanti di questi, provenienti tutti dallo stesso ambiente, allora ci si comincia un po' a chiedere se banalmente chi proviene da un certo mondo e vuol fare rivoluzionario viene comunque aiutato dalle conoscenze del padre o della madre o dei parenti. Ecco, quindi banalmente può essere anche questa cosa qui. Però effettivamente io ero a conoscenza del fatto di Stewart Copeland, di suo padre. Su Morrison sapevo che il suo padre era un militare, però tu mi dici che nel libro vengono fuori anche altri nomi. Assolutamente, assolutamente, tipo quello di Frank Zappa, no? Che voglio dire, è noto quanto Morrison, o forse diciamo nei circoli radicali ancora di più, il padre era un ricercatore militare, ma addirittura la moglie Gail Zappa veniva da una famiglia del genere, Stephen Stills, David Crosby. Non ci si può dilungare, io non ho fatto un elenco perché sarebbe stato troppo lungo. Per qualsiasi appassionato come me di musica pop rock, ci sono praticamente, diciamo, è più semplice dire che ci sono quasi tutti. E giustamente l'autore si chiede, attenzione, faccio una parentesi, questo non ha nulla a che vedere con il talento intrinseco di questi personaggi. Certamente, Sia chiaro, senza talento non fai veritiero, non fai nessuna strada. Il fatto è che l'autore McGovern si chiedeva: ma è mai giustamente, se la logica ancora ha un senso, ma come mai solo i figli provenienti da famiglie che hanno legami con l'intelligence o comunque con delle alte schiere militari? Anche perché qui non si sta parlando di persone che sono figli o figlie di semplici soldati, si sta parlando di persone di elevato grado nella gerarchia militare. E quindi McGovern si chiede: ma come mai quasi esclusivamente queste persone avevano questo talento? Perché lui porta in rassegna, quasi fino a stancare il lettore, una congerie vastissima di personaggi della musica pop rock. E tutti hanno un legame certo con esponenti appunto delle gerarchie militari, eccetera, eccetera, o comunque di quello che allora si chiamava l'establishment, no? Oggi si potrebbe chiamare, va più di moda, poteri forti, però ecco, l'establishment, cioè voglio dire, erano tutte persone che derivavano da un giro molto alto, per dirla molto semplicemente. E di nuovo la cosa buffa è che nessuno di loro ha mai accennato a questa provenienza, e la cosa bizzarra, come fa notare McGovern, che tutti questi personaggi non si sono riuniti in quelle che erano le mecche classicamente musicali degli Stati Uniti, no? Chicago, Memphis, il giro della Motown, eccetera, eccetera. Nashville. Nashville, bravissima, no, loro sono andati in questo posto
in questo posto vicinissimo all'industria hollywoodiana che rappresentava quello che oggi viene chiamato il mainstream, e faceva notare un'altra cosa a McGovern, che nonostante questi personaggi fossero quelli che possiamo chiamare gli outsider, diciamo gli spostati, i fuori regola, eccetera, eccetera, gli alternativi, ecco. Ma tutti questi hanno trovato una copertura mediatica impressionante. Quindi, se davvero erano portatori di un messaggio così rivoluzionario, come mai ci fu un tambureggiamento a totale loro favore da parte degli organi di stampa che erano assolutamente conservatori allora? Non solo, trovarono anche un'ampia riscontro nelle case discografiche, ma nelle case discografiche chiamate come si chiamano in ambiente cinematografico, major, cioè non è che dovettero fondare, ammesso che avessero i soldi, delle case discografiche minori alternative. Questi qua furono prodotti subito dalle maggiori case discografiche. Certo, qualcuno potrà dire: le case discografiche fanno business, ci deve essere un motivo di lucro. D'accordo, ma allora era una musica di rottura, voglio dire. Quindi tutte le case discografiche avevano capito che si poteva scommettere su questi personaggi alternativi? Mi viene in mente, avendo letto la biografia di Johnny Cash, che è Sì. stato un grandissimo esponente della musica americana, di genere più tradizionale americano, quindi country folk. Lui era figlio di una famiglia poverissima. Addirittura, lui racconta, nella prima parte della sua biografia, la sua infanzia, racconta che loro erano dei contadini e raccoglievano il cotone. Ah, ecco. Un fratello suo morì anche a seguito di un incidente sul lavoro. Erano veramente quelli che si definiscono dei proletari, no? Sì. E lui faticosamente è riuscito a crearsi una carriera, poi è caduto vittima della droga, ha lottato per tantissimi anni contro quella dipendenza, poi ne è uscito, eccetera. Però per dire che ha avuto un grandissimo successo, lui è stato un ribelle, memorabile un suo concerto a San Quentin nel penitenziario. Grazie. Lui è sempre stato un vero ribelle perché era uno che veniva veramente dal basso, veniva dal popolo, veniva dai campi, appunto i campi di cotone dove durante lui ha vissuto la sua infanzia durante la Grande Depressione, c'era una povertà assolutamente terribile. Quindi in quel caso è una parabola di qualcuno che dalla povertà è assurto non solo al successo, ma anche alla fortuna. Il sogno americano, quello che Certo. si definisce. Invece, nei casi che racconti tu, ecco, le canzoni di Cash sono sì, dalla parte degli oppressi, lui si definiva Man in Black, ma non nel senso dei Man in Black, quelli che conosciamo noi, ma però aveva un genere di musica che a parte alcune canzoni di denuncia, diciamo sociali, era una persona profondamente credente, profondamente religiosa e aveva un genere di musica tradizionale, molto Assolutamente. tradizionale. Invece questi qui che venivano dalle alte sfere, cioè, facevano la musica rivoluzionaria, quindi è un po'. È per questo che ho voluto fare questo paragone, perché effettivamente in ambienti militari, ambienti di servizio, ambienti di intelligence, dopo vai a fare la musica più di rottura, più contro la Certo. famiglia. Cioè, la famosa canzone di Morrison, The End, è un inno proprio alla rivolta più estrema. Esatto, il finale edipico, no? Sì, è l'Edipico, uccidi il padre, Esatto, eccetera, la certo. madre, quindi è un po' bizzarra questa cosa, diciamo, Certo, sono d'accordo. decisamente. E anche Zappa è passato alla storia come un grandissimo rivoluzionario. E questo libro quindi racconta di questi legami, ma soltanto nella musica o anche nel cinema?
Allora, nel cinema in effetti c'è un'altra cosa strana. A un certo punto tutta questa grande comunità che si era riunita addirittura Neil Young, sappiamo che Neil Young è di origini canadesi, no? Anche Neil Young andò giù in questo Laurel Canyon. Ecco, diciamo scusa, questo Laurel Canyon cos'era esattamente? Una parte, diciamo, semi-abbandonata periferica di Los Angeles. Tant'è vero che un'altra cosa curiosa è che questa area mezza dismessa vedeva la presenza di quello che McGowan, l'autore del libro, denomina il Lookout Mountain, che era un centro, oggi si direbbe audiovisivo, militare, attenzione, militare, che secondo, diciamo, i dati ufficiali era sorto per documentare, non so, imprese spaziali, lanci di navette militari, eccetera, eccetera. E questo centro era frequentato da grandi registi, da grandi attori hollywoodiani, specialmente da un giro chiamato I Giovani Turchi, Sinatra, Dean Martin, Marlon Brando, eccetera, eccetera. Sappiamo che Giovani Turchi è una denominazione che viene assegnata a qualsiasi accolita giovanile che ha delle mire di contestazione, no? Ricordiamo che la setta, come la vogliamo chiamare, dei giovani turchi in Turchia concorse a una rivoluzione sociale ben definita. E in questo caso è un po' di nuovo strano perché i giovani turchi in realtà erano di nuovo attori che avevano raggiunto le più alte vette dello star system, voglio dire, parliamo di nuovo di Brando, di James Dean, Sì. eccetera, eccetera. E queste persone frequentavano questo laboratorio militare che, guarda caso, era prossimo all'area dove si erano stabiliti tutti questi musicisti e tra l'altro alcuni di loro fa notare l'autore che godevano di mansion, come le chiamano gli americani, di grandi ville, di grandi stabili, lussuosissimi. E qui c'è un paragone con quello che raccontavano i due autori di Acid Dreams, perché tutta l'ondata drogastica dell'LSD partì da una villa bellissima che apparteneva a un certo Mellon, che era un erede di una delle famiglie più importanti americane, che l'aveva ceduta a pochi dollari a Timothy Leary, il profeta dell'LSD, e lì ci fu la sede, fra virgolette, ufficiale dell'epidemia drogastica. Perciò anche qui troviamo gli stessi stilemi, cioè qualcuno che da nessuna parte nel mondo si fa nulla per nulla, tantomeno negli Stati Uniti, perché, come dire, hanno un senso degli affari, del business molto spiccato. Quindi la cosa è ancora più strana. McGovern rimarca una cosa molto importante, che questa io l'avevo già trovata nella mia ricerca sul 68, che la famosa Summer of Love, l'estate dell'amore, in realtà è stata un'estate del sangue, cioè lui sciorina tutta una serie di fatti di sangue, suicidi, omicidi, incidenti, morti violente, ma non stiamo parlando solo delle, fra virgolette, purtroppo classiche morti per overdose, per droga, parliamo di una sequela che ha dell'incredibile di ammazzamenti, di stragi, eccetera, eccetera, che hanno costellato costantemente questa accolita. C'era una violenza latente che ha dell'incredibile. Di nuovo, questo non è, come sappiamo tutti, un messaggio che è emerso da quelle schiere, perché si parlava di mettete dei fiori nei vostri cannoni, si diceva così, così in Italia, era tutto come dire, un volemose bene, eccetera, eccetera, ma in realtà c'è stata una schiera di morti violente che ha veramente dell'incredibile. Ma secondo l'autore, dovute a che cosa? Anche alla droga? Sicuramente qualcuno che avrà perso la testa ci sarà stato. E quindi tutta questa ondata di violenza è legata alla droga, legata anche ad altre, oppure banalmente perché erano magari coinvolti dei personaggi che provenivano da mondi loschi della malavita?
Nell'Oren Canyon noi troviamo un personaggio come Vito Polecas, citato appunto da McGovern, che diciamo è stato il progenitore dei freak, degli hippies, eccetera, eccetera. Aveva formato una comune, ovviamente usava droga, spacciava droga. La droga ovviamente era rifornita da ambienti criminali, come sempre. E per rispondere un po' alla tua domanda, io da quanto ho capito, percepito dal libro, si era creata una, come la vogliamo chiamare, una dissociazione, una frantumazione, una divisione, diciamo, dell'identità personale, che lasciava come dire, le porte aperte a qualsiasi gesto. Quindi, ad esempio, nella famiglia comune di questo Vito Polecas, in un gioco mai chiarito, gli sfuggì di mano il loro figlio minore e all'età di 2 o 3 anni morì, perché era praticamente una festa continua senza tempo, senza argine, con il coinvolgimento di minorenni, quelli che allora si chiamava una società borghese Balletti Rosa, ma che si potrebbero definire delle semplici orge. Il tutto condito appunto con i classici elementi che da quanto sembra sono inscindibili e sono delle presenze costanti, cioè la mistura di droga, un certo tipo di musica e di sesso. Ovviamente il passo poi è breve. Per sconfinare in adorazioni di Satana, del male, eccetera, eccetera, tanto è vero che sappiamo che la chiesa di Satana di Anton Levi fu fondata da quelle parti. Quindi abbiamo tutta una commistione, diciamo, come dire, un'area che porta bizzarramente, piuttosto che a un amore continuo, a una violenza continua. Questi sono stati poi i risultati. Questo, diciamo, è stata un po' la temperie di quel clima, una temperie che cercava la libertà assoluta, e forse mi pare di capire che con la libertà assoluta non ci sono stati più limiti. Cioè, i limiti non si parlava neanche, anzi, il limite era visto come una cosa dell'establishment reazionaria. E quindi era fumo negli occhi, e si doveva comunque andare a 1000 all'ora verso un qualcosa che magari loro stessi non conoscevano, non stavano valutando le conseguenze. Questo è un po' difficile da dire. Quello che risulta abbastanza incredibile è che appunto vicino a in pratica un'installazione militare si fossero radunati tutti questi dropouts, tutti questi rivoluzionari. A me viene in mente una scena del film JFK di Oliver Stone. Stanno indagando su Lee Harvey Oswald. E dicono: ma vedi, là c'è la CIA, qua c'è il servizio della Beh, Marina, qua c'è. È possibile che un comunista passi tutto il suo tempo qui in questa strada? Effettivamente. Quindi, insomma, ritorna un po' questa cosa che certi personaggi che vengono presentati con un colore, poi in realtà agiscono in un ambiente che sembra proprio il contrario di quello dove te li aspetteresti, insomma. E quindi è indubbio che anche leggendo il libro di Mario Iannacone si ha questa impressione che a quell'epoca della seconda parte degli anni 60 sia stata fatta una sperimentazione con queste sostanze, soprattutto con gli allucinogeni. E che poi forse ci si sia resi conto che erano ingestibili, e poi di fatto si è passati nella generazione successiva, cioè nel decennio successivo, all'eroina che ha stroncato qualsiasi tipo Certo, di afflato rivoluzionario. assolutamente, assolutamente. C'è un altro personaggio di quel giro che risponde al nome di Billy Bryars, che era, diciamo, un porno divo ante litteram. Questo è riportato nel libro perché McGovern tende a sottolineare
che tutti questi giri erano in contatto fra di loro per una ragione o per l'altra, magari all'inizio anche per tendenze, diciamo, più o meno giustificate, ma proprie, individuali, ma poi come avviene nelle vicende umane, non sarà difficile pensare che da un contatto, diciamo, singolo si passa a un contatto fra una comunità e l'altra, fra una famiglia e l'altra, eccetera, eccetera. Quindi lui rileva che quei giri lì, anche perché quest'area qua non era vastissima, nonostante le dimensioni conosciute, diciamo, del mondo statunitense, quindi erano a stretta conoscenza uno dell'altro, e poi si sa che la pratica delle jam session, cioè del riunirsi fra i vari musicisti, permetteva lo scambio, l'osmosi fra un gruppo e l'altro. Tant'è vero che la prova provata che il famigerato Charles Manson frequentava tutto l'ambito dei Bee Gees. The Beach Boys. Ah, pardon, The Beach Boys, bravissima. Brian I Bee Gees erano ancora in Australia. È un altro capitolo, bravissima. I Beach Boys, quindi, sì, infatti ricordo che lui aveva appunto cercato di avvicinare questo uno dei Beach Boys proprio per... Wilson, che se non ero, se mi ricordo bene, a braccio, scomparve anche lui in una maniera misteriosa, perché affogò diciamo, in pochi palmi d'acqua. Perciò diciamo che alla fine si trovano, magari anche casualmente, ma si trovano sempre gli stessi stilemi che avevo trovato in diversi testi che erano usciti negli Stati Uniti. Per tornare al capitolo mancante, McGovern, con il puntare il dito sul fatto che questi boss della musica pop rock provenivano da quelle famiglie che abbiamo descritto, porta non certamente un elemento definitivo, ma porta un elemento in più a una disamina che si vuole sempre più completa di quel fenomeno così importante come è stato il 68. Ecco perché vedo una particolare importanza in questo testo. Ci si domanda poi alla fine qual è lo scopo di tutto questo, cioè perché io devo, a parte insomma il lato meramente economico di dire io posso fare un sacco di soldi vendendo dei dischi, questo vabbè, c'è come un altro, certo, può dire io faccio tanti soldi perché lancio quest'attore, quest'attrice, certo, faccio dei soldi. Cioè questo è, in un mondo di affari, di profitto, questo è un motivo sufficiente per qualcuno per manovrare, perciò per mettere insieme un Woodstock, come abbiamo detto, certo, nell'ultimo video con Iannacone. Quindi Woodstock non è stata una cosa spontanea, è stata organizzata, c'era dietro l'RCA, se non sbaglio, grosse. Certo. Ecco. Quindi sì, diciamo che in una realtà come quella americana, in un mondo come quello occidentale, avere il fiuto per qualcosa che può portare tanti soldi è normale. È normale spingere questi personaggi, anche se Assolutamente. sono magari un po' trasgressivi, anzi, più sono trasgressivi e più venderanno dischi, eccetera. Certo. Questo può essere insomma una lettura molto, diciamo, di primo livello. Poi ci può essere un secondo livello che dice sì, però se io creo, modifico la percezione della musica su scala planetaria, ottengo determinati risultati. E quindi si arriva a quell'argomento che non si studia a scuola e che è il ruolo della psicologia sociale nei cambiamenti della società. Ecco, quanto di è tutto spontaneo, sono tutti fenomeni che nascono così casualmente o c'è una regia? In fondo anche tante opere di ingegno, insomma, Arancia Meccanica, che cos'è? È una denuncia del tentativo di manipolazione della società. Certo.
E quindi non. Poi c'è quello che salta su, dice subito, questo è complottismo, no? In realtà ci sono stati dei progetti che hanno cercato di influenzare, di modificare, di riprogrammare le persone. Bisognerebbe chiedersi quanto queste persone erano consapevoli del loro ruolo e quante no, ecco. Ma c'è, diciamo che c'è una bella frase che dice che il più grande mistero possibile nell'umanità è la mistificazione, quindi noi non dovremmo cercare di sciogliere il mistero, perché è la mistificazione il mistero più importante, presente e anche insaputa di chi vive certi stati d'animo. Anzi, mi verrebbe da dire che più uno crede di essere cosciente di un certo stato d'animo, può essere, come dire, aiutato, spinto, guidato a essere qualcos'altro. Questo, per esempio, è riscontrabile purtroppo nella storia dei nostri anni di piombo, dove la reticenza, a parte un caso isolato che è quello di Alberto Franceschini, ma la reticenza dei personaggi chiave delle BR, secondo me, è imputabile, e Franceschini lo testimonia a suo modo, è imputabile proprio dal fatto che neanche loro si resero conto effettivamente qual era la posta in gioco e qual era il vero gioco che qualcuno suggeriva di condurre. E questa è la più grande mistificazione che sicuramente nelle altissime sfere del potere dà una soddisfazione incredibile, perché solamente gli dèi dispongono della vita e della morte degli uomini. Persone con degli ego smisurati, la loro massima ambizione, visto che dal punto di vista dei denari ne hanno fino, diciamo, per innumerevoli generazioni, la loro ambizione è quella di comportarsi e di agire come si comportano e agiscono gli dèi. Se noi guardiamo le biografie dei tre principali gruppi di maggior successo degli anni 60, ovvero i Beatles, i Rolling Stones e i Pink Floyd, tutti e tre hanno avuto al loro interno uno dei loro membri che è stato sacrificato. Allora, senza voler naturalmente mettere in connessione, però è una cosa curiosa che notavo l'altro giorno. Nei Beatles ci fu la morte di Brian Epstein, sì, che era considerato manager. Che era il manager, che era considerato insomma il quarto Beatle, perché aveva molta molta importanza nel gruppo. Nei Rolling Stones ci fu la morte di Brian Jones. Certo. Che annegò nella piscina. E per quanto riguarda i Pink Floyd ci fu l'allontanamento del fondatore, che era Syd Barrett. Barrett. Allontanamento da parte degli altri membri del gruppo, quando lui, dopo un viaggio in California dove era stato iniziato all'LSD ed evidentemente aveva riportato un danno da questa assunzione massiccia di non solo di LSD ma anche di altre droghe, e poi aveva avuto anche un incidente che è riportato in una biografia molto dettagliata su Barrett. Aveva avuto un incidente con una chitarra elettrica, aveva preso una scarica di ritorno. E questo probabilmente aveva provocato un danno, e di fatto lui, dopo i primi successi del gruppo, dopo il primo album, andò in crisi. E a un certo punto, quando si resero conto che non era più gestibile, lo scaricarono, proprio lo misero da parte. Non è morto Syd Barrett, perché è morto nel 2006 da anziano, però insomma di fatto questi tre gruppi hanno subito la perdita di un elemento fondamentale. Certo. Il manager, uno del gruppo e addirittura il fondatore, però da quel momento hanno avuto un successo planetario. Certo. Quindi diciamo che poi il cerchio si è chiuso per i Beatles davanti a Central Park con l'assassinio di Lennon. Certo.
Anche quella è una cosa che la figura di Chapman è una figura un po' particolare, l'assassino di Lennon. Però effettivamente è come se questo mondo richiedesse anche dei sacrifici, degli atti di sottomissione. È un mondo decisamente decadente, a parte che il rock insomma è stato ucciso, poi dopo è stato sostituito da un qualcosa che non è più musica, non si può più considerare musica. La cosa più terribile secondo me è come hanno distrutto, proprio letteralmente ucciso, la musica nera. Certo. Se si pensa al jazz, se si pensa al blues, se si pensa a tutta la musica degli anni del secolo scorso, popolare, ha un debito incredibile nei confronti della musica nera. Assolutamente. E adesso è stata distrutta per essere sostituita con il rap, che è un qualcosa di, è quello che i neri americani denunciano come il tentativo di riportarli nella piantagione, insomma. Si può cominciare a vedere in questa appropriazione della cultura popolare, della musica, delle arti, un tentativo proprio verso la dissoluzione. Non so se sei d'accordo. Sicuramente credo che dei riferimenti relativamente granitici, perché parliamo ovviamente di cultura e non stiamo parlando di scienza, anche se la scienza, diciamo, in queste ultime settimane ha lasciato il tempo che trova, ma diciamo che dei riferimenti culturali molto importanti sono sicuramente quelli dell'antropologia e dell'etnologia. È decisamente noto un testo importante di Eliade che porta il titolo Lo sciamanesimo e le tecniche dell'estasi, in cui descrive l'uso da parte degli sciamani di una musica molto semplice da un punto di vista, ma molto ritmata, basata tantissimo sull'uso del tamburo, del beat, no? Il beat significa ritmo, eccetera, eccetera. Quindi io personalmente non credo che, come dire, l'assunzione della sola componente di musica possa stravolgere in sé per sé, come dire, le facoltà di un individuo. Credo nell'accenno che avevamo avanzato del tridente, cioè una certa musica che ha dei fortissimi riferimenti con la corporeità, il ritmo in questo caso, combinata con un uso di una sostanza, come dice il termine, allucinogena. Se ne può pensare positivamente o negativamente, ma nessuno dubita che certe sostanze sono allucinogene. Anche il vino, assunto in una quantità eccessiva, no? da dei riscontri, voglio dire, se non allucinogeni, certamente non sani. In più, con il terzo elemento pornologico, che vediamo che è sempre presente, e attenzione, in pornologico intendiamo quelle che una volta si chiamavano le deviazioni, cioè diciamo gli aspetti più estremi del discorso che ruota attorno all'eros. Ecco, diciamo la mistura di questi tre elementi, e con la presenza di sciamani elettrici come il Morrison della situazione, come il Timothy Leary della situazione, non in tutti gli individui. Per carità, perché ci saranno e ci sono sicuramente individui che possono reggere anche queste onde, come le vogliamo chiamare, psico-emotive, eccetera, eccetera. Però la gran parte di individui è soggetta a una magnetizzazione, quindi a pensare la stessa identica cosa e a non sceverare quello che di positivo magari ci può essere in questi fenomeni, ma anche di negativo, tant'è vero che lo dicevamo prima e non lo ripeteremo più, il fatto che questi ambienti siano stati così intrisi di una violenza sistematica e che ci abbiano lasciato comunque come epifania, come scia conclusiva gli anni di piombo, sono stati sempre negati a favore di una retorica, di un'immagine del volemose bene, del
c'è il nuovo sole dell'avvenire, ma il sole dell'avvenire era tinto di sangue. Questo aprirebbe, per concludere, un capitolo nuovo di come il vero volto di quella stagione, dipinta come positiva, i fiori, diciamo che hanno messo i cannoni nei fiori più che i fiori nei cannoni. Ecco, a distanza di 50 anni viene fuori l'ennesimo inganno, cioè non è stata una rivoluzione che ha portato un'evoluzione, ma ha portato un'involuzione, una regressione, non magari per colpa degli attori materiali che hanno insomma agito in quell'epoca come strumenti o come inconsapevoli seguaci di uno spirito del tempo, forse anche per una degenerazione che era intrinseca al sistema. Può darsi anche che il sistema sia talmente pieno di quello che in informatica si chiamerebbero bugs che alla fine implode. Comunque avremo modo di continuare questo ragionamento in altre occasioni. Consigliamo sempre questo libro che, come dicevamo prima, è un'integrazione alla lettura del libro sul 68 di Danilo. E niente, io ti ringrazio per questa ennesima occasione di confronto su un po' il nostro passato, ma come dico sempre, non è solo il nostro passato di chi l'ha vissuto, ma il passato di tutti. Io ti ringrazio, ringrazio Danilo Fabbroni e do l'appuntamento al prossimo incontro. Grazie a te Barbara e a tutti gli ascoltatori. Buona serata. Grazie, buona serata. Se ti è piaciuto questo video, sono molto contenta e spero che ne troverai altri nelle tante playlist che abbiamo creato che potrai guardare e apprezzare, magari consigliandole ai tuoi amici, magari pubblicandoli sui social. Grazie per la visione e arrivederci al prossimo video. Ciao!